Sì, buongiorno a te Gaetano e ai telespettatori del TGT. Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina presso un centro commerciale di Via Gramsci intorno alle 9.30. Dalle prime ipotesi sembra il cortocircuito originato da un compressore posto al secondo piano seminterrato che poi ha provocato un incendio a catena su altri compressori. Sul luogo sono intervenuti il comando dei vigili del fuoco di Firenze Ovest per domare l'incendio e anche con un carro a soffiare aria compressa per evacuare più possibile il fumo che ha intossicato alcune persone che si trovavano al momento all'interno del centro commerciale e che sono state fatte uscire. Sul luogo è intervenuto anche il pronto soccorso della Misericordia dell'unità mobile a soccorrere queste persone. Per il momento la situazione è sotto controllo, sono intervenuti altri vigili del fuoco, altri reparti e il traffico è rimasto con problematiche qui su Viale Gramsci. Abbiamo una testimonianza di una persona, fra l'altro, che è stata soccorsa, ve la facciamo ascoltare, dopodiché la linea può tornare allo studio, poi più ampi dettagli nel corso della serata. Io ero a fare la spesa, a un certo punto è arrivato un comunicato di lasciare immediatamente il centro commerciale, siamo usciti, ci hanno fatto stare 2 ore in un piazzale sotto il sole. Io ho la macchina attualmente al piano meno 2, piano ancora inagibile, macchina con dentro le chiavi di casa, sono stato in ambulanza, mi hanno preso i parametri, ho deciso, nonostante i parametri fossero da pronto soccorso, di non andare, proprio perché altrimenti non so come fare senza la mia auto e senza le mie chiavi di casa.